scontro tra Tersite e Ulisse. Allora, dopo questo episodio iniziale, insomma, del libro dell'Iliade, nel libro secondo dell'Iliade, invece, si racconta di un'altra assemblea, nel senso che Agamennone si trova con con gli altri capi, con gli altri eroi, Ulisse, Diomede, eccetera, e stabilisce di mettere alla prova la fedeltà dei suoi soldati. Cioè vuole vedere se effettivamente i soldati sono coraggiosi, se i soldati hanno voglia di combattere ancora e di assediare la città di Troia e di conquistarla. Allora ipotizza di fare in questo modo, no? Cioè di andare a parlare, no, ai soldati e a dire che ormai dal momento che sono passati quasi 10 anni dall'inizio dell'assedio della città di Troia e che non sono ancora riusciti a conquistarla, e di dire che si ritorna in patria, che quindi si smette di combattere. Insomma, Agamennone dice: mettiamoli alla prova, voglio vedere se loro effettivamente diranno, poi, come spero, diranno che hanno invece ancora tutta l'intenzione di combattere, di restare lì, di assediare la città di Troia e di rimanere compatti, quindi, a combattere contro i troiani. Solo che quando Agamennone e gli altri dicono ai guerrieri greci che si torna a casa, i guerrieri greci dicono: ah sì, è proprio quello che vogliamo, ma andiamo a casa, basta, non ne possiamo più di combattere, di combattimento, eccetera. A questo punto quindi avviene il contrario di quello che avevano previsto i capi. Che cosa fanno i capi allora? I capi inseguono gli altri guerrieri, i guerrieri, i soldati semplici, chiamiamoli così, li fermano e dicono: no, cosa andate? Dove andate le navi? Cosa andate a fare? Era solo una prova, non avevamo nessuna intenzione in realtà di ritornare in patria, volevamo solo sapere se voi eravate ancora fedeli a noi, eccetera. Avete capito male. Si costituisce quindi immediatamente un'assemblea di tutti i guerrieri greci, quindi non solo dei capi questa volta, ma anche di tutti quanti i soldati. È a questo punto che si colloca il famoso episodio dello scontro fra Tersite e Ulisse. Tutti gli altri sedettero, si mantennero ai loro posti. Vuol dire quindi che quando i capi, gli eroi, eccetera, i re, dissero questa cosa qua, nel corso dell'assemblea, tutti quanti gli altri soldati greci si fermano, stanno zitti e accettano quello che i capi stanno dicendo loro. Ma Tersite, lui solo strepitava ancora, il parlatore petulante che molti sciagurati discorsi nutriva nella sua mente, per disputare coi re a vuoto, fuori di proposito, purché qualcosa stimasse argomento di riso per gli argivi. Quindi tacciono tutti, ma ce n'è uno solo che continua a parlare, ed è Tersite. Attenzione, Omero si fa portavoce del pensiero dei capi, cioè del pensiero di Agamennone, del pensiero di Ulisse, eccetera, eccetera. E allora presenta immediatamente il personaggio di Tersite come un personaggio negativo. Infatti dice che è un parlatore petulante, vuol dire che è un chiacchierone, che ha sempre da parlare a sproposito, che molti sciagurati discorsi nutriva nella sua mente, che nutriva, quindi concepiva molti discorsi nella sua mente, ma discorsi sciagurati, quindi che non avevano né capo né coda, ed erano discorsi disgraziati, quindi, per disputare coi re a vuoto. Lui, che era un soldato semplice, doveva star zitto e non doveva dibattere con i re, quindi con i capi dell'accampamento, i capi della spedizione. Fuor di proposito, pur di far ridere gli argivi, cioè i greci in generale. Argivi sono gli abitanti di Argo, no? Gli argivi sono i soldati provenienti da Argo, comandati quindi dal re Diomede, poiché Argo era una delle città più importanti. No, Argo è anche il cane di Ulisse, vero? Sì. Ma in questo caso Argo è la città greca, una delle città più importanti, forse la più importante dopo Micene, nel periodo miceneo, nel periodo appunto degli Achei. Il più spregevole fra tutti i venuti all'assedio di Troia, cioè per i greci praticamente la bellezza coincideva anche con la virtù.
Stavamo dicendo quindi che c'è una perfetta corrispondenza per i greci fra la bellezza fisica e la bellezza morale, spirituale. Infatti per loro c'era un modello di uomo che doveva essere kalos kai agathos, quindi doveva essere bello e sapiente, bello e giusto, no? Era una cosa proprio perfettamente corrispondente. La bellezza era perfettamente corrispondente anche al valore morale, eccetera. E allora Tersite, che è brutto, automaticamente deve essere anche cattivo, deve essere anche spregevole. Per i greci era così. Ecco, quindi attenzione, noi quando parliamo, per esempio, noi parliamo dei disabili, parliamo di avere rispetto delle persone che hanno, ad esempio, delle menomazioni fisiche di qualsiasi genere. Teniamo presente che per i greci la mentalità era completamente diversa. Ad esempio, a Sparta, se nasceva un bambino ed era malformato, lo uccidevano. Oppure se era debole, esatto. Se non era maschio, certe volte anche. Perché, infatti, in Grecia la condizione della donna era sicuramente una condizione molto più bassa rispetto a quella degli uomini. E allora stavo dicendo, come presenta Tersite Omero? Aveva le gambe storte, zoppo da un piede, le spalle ricurve, cadenti sul petto. Come vedete, alla descrizione negativa delle sue caratteristiche, che era un chiacchierone, eccetera, morali, eccetera, c'è anche una descrizione, viene completata questa descrizione con una descrizione fisica negativa, le gambe storte, zoppo, eccetera. Sopra le spalle aveva la testa pera e ci crescevano radi i capelli, quindi quasi calvo. Tutti gli elementi, insomma, che all'epoca indicavano aspetti negativi della persona, del personaggio. Odiosissimo più d'ogni altro era ad Achille ed Odisseo. Cioè Tersite era odiato particolarmente da Achille e da Odisseo, poiché spesso li svillaneggiava, cioè li derideva, li prendeva in giro, li oltraggiava. Quel giorno al divino Agamennone, gracchiando acuto, diceva improperi. Ecco, Agamennone, dicevamo, era quello che aveva organizzato questa sorta di prova, di grande prova, che aveva messo alla prova, insomma, la fedeltà dei suoi soldati. Adesso Tersite se la prende con lui, cioè se la prende con Agamennone. Contro di lui gli Achei terribilmente sentivano rabbia e sdegno in cuor loro. Cioè, sentivano rabbia e sdegno in cuor loro contro Agamennone. Tutti quanti gli altri greci effettivamente provavano lo stesso sentimento di Tersite. In realtà, dal nostro punto di vista, Tersite è più coraggioso di tutti gli altri suoi compagni, perché gli altri compagni, abbiamo detto, si sono seduti e sono stati zitti. Invece lui ha avuto il coraggio di parlare, eppure per Omero è proprio lui il personaggio più negativo. Dunque, strillando a gran voce, ingiuriava Agamennone, cioè Tersite interviene nell'assemblea oltraggiando, facendosi beffe di Agamennone. Atride, di che ti lamenti ancora? Che vai cercando? Hai le tende piene di bronzo e molte donne ci stanno dentro, scelte, che a te noi Achei come a primo doniamo quando espugniamo una rocca. Ecco, leggiamo oggi questo brano, e mi sembra significativo notare le analogie fra quello che diceva Achille nel primo libro contro Agamennone e quello che dice Tersite. Dicono praticamente la stessa cosa, cioè tu sei uno che si accaparra tutti i premi, i bottini, le donne, le schiave, il bronzo, quindi diciamo premi molto ricchi, poiché il bronzo allora era molto ricercato, un metallo importante, la lega, insomma, di metallo. Quindi ti accaparri tutto, ma non meriteresti assolutamente questo. Dice la stessa cosa che diceva Achille, solo che Achille poteva dirlo, perché era un eroe, era un capo, eccetera, eccetera. Era a lui permesso di dirlo. Invece Tersite no, perché è l'ultimo dei soldati. E poi ancora dice, hai bisogno ancora di oro? Che ti porti da Ilio qualcuno dei troiani domatori di cavalli, quale riscatto di un figlio fatto prigioniero da me o da un altro degli Achei, oppure di giovane donna per mescolarti con lei in amore, da tenertela tu in privato?
Perché ci stai chiedendo di combattere? Forse hai bisogno ancora di altri premi, di altro bottino, di magari metallo ancora più prezioso, hai bisogno di oro, oppure hai bisogno che uno dei soldati, io stesso in prima persona o altri soldati, ti portino nuove schiave per soddisfare tutti i tuoi desideri? No, non sta bene che essendo tu il capo trascini nei guai i figli degli Achei. Perché ci stai chiedendo e continuando a chiedere di combattere? Solo ed esclusivamente per i tuoi interessi personali. No, non è giusto, non va bene che tu trascini nei guai, nella morte, quindi i figli degli Achei, cioè i greci. Compagni, gente da nulla, Achei, non più Achei. Con le navi almeno, facciamo ritorno a casa e questo lasciamolo qui solo, qui sotto Troia, a digerire i suoi premi, in modo che veda se è vero o no che noi un aiuto glielo davamo. A questo punto lui si rivolge ai suoi compagni, cioè agli altri guerrieri greci che sono presenti a questa assemblea. E li chiama Donnicciole, dice: Achei, non Achei. Siete da Donnicciole, non avete il coraggio di esprimere quello che pensate realmente. Allora, se avete il coraggio, invece, seguite me, andiamo alle navi e ritorniamo davvero in patria, come lui, come Agamennone, aveva detto così, quasi per scherzo o per metterci alla prova. Ritorniamo in patria e lasciamolo qui solo a digerire i suoi premi. Lasciamolo qui sotto Troia, quindi a combattere da solo se vuole proprio, se proprio vuole combattere, a digerire i suoi premi, quindi a godersi i premi che si è accaparrato fino ad ora. In modo che sappia, che veda, che verifichi se è vero o no che noi gli abbiamo dato un aiuto, che se non c'eravamo noi non avrebbe avuto nessuno da mandare appunto in combattimento. Lui che orora Achille, uomo di molto migliore di lui, ha disonorato. Ancora si permette di parlare male di Agamennone ricordando il fatto che ha appena disonorato Achille, che è un uomo molto più degno di rispetto a lui, scusate il gioco di parole, molto più degno di rispetto a confronto di Agamennone. Se preso e si tiene il suo premio avendolo estorto, se è preso il premio di Achille, cioè la schiava Briseide, avendoglielo strappato via, rapito. Ma davvero ad Achille non bolle l'ira nel petto, lascia correre invece. Quasi quasi se la prende anche con Achille, perché non ha portato la sua rabbia, la sua ira, fino alle estreme conseguenze. Se no adesso, figlio di Atreo, era l'ultima volta che insolentivi. Questa sarebbe stata l'ultima volta che tu, Agamennone, avresti avuto il coraggio di offendere qualcuno, perché qualcuno ti avrebbe fatto fuori, per esempio il grande Achille. Disse così, ingiuriando Agamennone, pastore di popoli. Questo è l'intervento di Tersite nel corso dell'assemblea contro Agamennone, che è il pastore di popoli, metaforicamente parlando vuol dire praticamente il capo della spedizione dei greci, Tersite. Ma subito gli si metteva di fianco Odisseo divino e guardandolo storto lo riprese con aspre parole. Ma subito, diciamo che Ulisse si mette di fianco a Tersite e lo rimprovera con aspre parole. Tersite, consigliere scriteriato, anche se sei oratore eloquente, smettila e non volere da solo disputare coi re. Quindi se la prende invece Ulisse con Tersite e dice che è un consigliere scriteriato, le cose che stai consigliando sono appunto senza criterio. Scriteriato vuol dire quindi che porterebbero noi alla sconfitta, al disonore. Ci stai consigliando infatti di ritornare in patria. Ma non avevano consigliato loro stessi prima, ma era solo una prova. Smettila e non volere da solo disputare con coi re. Vedo che la parlantina sciolta, sei un oratore eloquente, vuol dire questo, ma ti dico di smetterla di parlare contro i capi, tu che sei l'ultimo, l'infimo dei soldati. Non penso infatti che un uomo peggiore di te ci sia fra quanti con gli Atridi sono venuti all'assedio di Troia. Ritengo che tu sia il più spregevole fra tutti quanti i guerrieri greci, fra tutti quelli che sono venuti qua ad assediare la città di Troia, insieme con gli Atridi. Gli Atridi, lo sapete bene, sono Agamennone e Menelao.
Perciò non dovresti parlare avendo i re sulla bocca, rivolgere loro improperi ed agognare il ritorno. Quindi dovresti startene zitto, non dovresti rimproverare gli improperi, quindi insultare, oltraggiare i re e agognare il ritorno e desiderare quindi di tornare in patria. Devi solamente stare zitto, tu che sei l'ultimo dei soldati. Del resto nemmeno sappiamo come andranno le cose, se bene o male faremo ritorno noi figli degli Achei. Del resto noi non sappiamo ancora se vinceremo questa guerra e quindi ritorneremo in patria da vincitori, ritorneremo bene, vuol dire questo, oppure male, nel senso che saremo sconfitti o non riusciremo comunque a occupare la città. Per questo ora Agamennone, Atride, pastore di popoli, stai ad offendere, perché moltissimi doni gli fanno gli eroi Danai. Ah, tu adesso hai offeso, hai oltraggiato Agamennone per il fatto che i Danai, cioè i greci, cioè noi, i soldati greci, stanno assegnando molti doni ad Agamennone e tu parli insultando. Ma io te lo dico, e questo avrà compimento. Se mai più ad impazzare ti colga, così come orora, non stia più sulle spalle ad Odisseo la testa, non più padre di Telemaco possa io essere detto, se non ti prendo e non ti tolgo il vestito, mantello e chitone, che le vergogne ti copre, e non ti spedisco piangente alle navi veloci dall'assemblea sbattendoti fuori con botte umilianti. Adesso io ti prometto, se continui a parlare così male dei capi, degli eroi, eccetera, e questo avrà compimento, ti assicuro che accadrà così. Se ancora ti colgo a fare il pazzo, a impazzare, quindi vuol dire a fare il pazzo così come è capitato adesso, dice ancora, non stia più sulle spalle Odisseo la testa, che mi cada la testa dalle spalle, se io adesso, o allora in quel momento non te la faccio pagare, non più padre di Telemaco possa essere, io sono Ulisse, sono padre di Telemaco, quindi che io non sia più detto quello che sono, che non sia più detto Ulisse, padre di Telemaco, se non ti prendo e non ti tolgo il vestito, mantello e chitone. Ecco, il chitone è la tunica di lana che arriva a coprire le vergogne, le parti intime. E non ti spedisco piangente alle navi veloci. Ti assicuro, ti giuro, in questo momento, che se ti permetterai ancora una volta di parlare, poi ti manderò piangente alle navi. Te la farò pagare. Anzi, ora che ci ripenso, te la faccio pagare subito. Infatti disse così e con lo scettro, abbiamo detto che lo scettro si usa nel corso dell'assemblea per indicare chi ha il diritto di parola, e con lo scettro quindi la schiena e le spalle gli colpì, cioè lo colpisce duramente e violentemente alla schiena e alle spalle. Lui si incurvò e una grossa lacrima gli cadde a terra, un lividore denso di sangue gli affiorò sul dorso, un livido tremendo, un colpo pazzesco alla schiena di una violenza incredibile dato da Ulisse sulla schiena, sul groppo di Tersite. Ecco, praticamente Ulisse punisce Tersite. Punisce Tersite per il fatto che aveva detto però la verità, sostanzialmente aveva detto la verità. Noi, ripeto, noi se giudicassimo le cose dal nostro punto di vista, potremmo dire questo: è giusto che tutti abbiano diritto di parola e che non parlino solamente i capi, quelli più importanti, eccetera. Tutti quanti hanno il diritto di voto, ad esempio, nella nostra società. Anche persone di infima condizione. Perché tutti sono uguali davanti alla legge per noi. Ma allora non era così, evidentemente. Omero si fa portavoce di una civiltà aristocratica, dove appunto ci sono i migliori, gli aristocrati sono i migliori, sì, o quelli che si ritengono i migliori. Non solo abbiamo detto i più saggi, i più valorosi, ma anche si ritengono i più belli. E se uno è brutto, storpio, come è il caso di Tersite, e si permette oltretutto di parlare contro di loro, ecco quindi che hanno tutto il diritto, si sentono in diritto di punirlo lì davanti a tutti. Ad esempio, proviamo a pensare, ecco, l'uso della violenza in un'assemblea. Penso che sia una cosa,
per noi estremamente, cioè, lontana dal nostro modo di vedere. Nell'assemblea tutti devono poter esprimere il loro parere e nessuno deve essere poi colpito perché esprime liberamente il suo parere. E invece accade così a Tersite, che deve prendersi questo colpo tremendo sulla schiena e non deve neanche reagire di fronte a questo. Si sedette allora tutto impaurito e dolorante, con uno sguardo idiota, si asciugò il pianto, inebetito da questo colpo tremendo che aveva subito. Attenzione, adesso come termina l'episodio? Vi vorrei chiedere, gli altri soldati greci che partecipano a questa assemblea, che assistono a questo atto di estrema violenza, secondo voi come reagiscono una volta che Tersite viene colpito così duramente da Ulisse? Secondo voi come dovrebbero reagire, ad esempio? E gli altri, pur dispiaciuti, ne risero di cuore. Attenzione, gli altri soldati greci si mettono a ridere quando vedono che Tersite è colpito, abbattuto, si mettono a ridere. Invece di condividere il pensiero di questo, che era stato l'unico oltretutto che aveva avuto il coraggio di dire quello che realmente pensavano tutti, perché tutti pensavano questa cosa, di Agamennone, dei capi, eccetera, no, si mettono a ridere. E così ciascuno diceva rivolto al vicino: ehi là, certo che Odisseo mille ne ha fatte di cose splendide, a proporre scelte azzeccate e ad animare la guerra. Cioè, Ulisse ha fatto parecchie cose utili, importanti, è stato uno tra l'altro dei più furbi e anche dei più forti in guerra, Ulisse. Ma di quante ne ha fatte tra gli argivi, questa è di molto la meglio. Tra tutte le cose che ha fatto in mezzo ai greci, questa è di gran lunga la migliore, che il chiacchierone arrogante ha bloccato nelle sue prediche, che ha fatto tacere quel chiacchierone arrogante di Tersite nelle sue prediche. Attenzione, questo è quello che dicono i soldati greci. Provate a pensare che assurdità, loro che dovrebbero essere dalla parte di Tersite, indubbiamente. Invece, cioè, inveiscono contro di lui e ad alta voce dicono che Ulisse ha fatto, tra le tante cose che ha fatto nel corso di questa spedizione, questa è stata la più pregevole, cioè mettere a tacere questo chiacchierone di Tersite. Certo che il nobile cuore mai più lo spingerà di nuovo a provocare il re con parole oltraggiose. Certamente, quindi, il suo cuore è detto nobile ironicamente parlando, perché lui è tutt'altro che nobile, è l'antieroe. Tersite è l'esatto opposto dell'eroe, cioè del modello di eroe che emerge dai poemi omerici. Certo, quindi, che il suo cuore non lo spingerà di nuovo ad azzardare un insulto, un'offesa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.